L'ipotesi avanzata dalla provincia di Teramo sullo spostamento dell'Istituto Tecnico Pascal Comiforti dalla Cona alla più centrale via Sturzo, attuale sede del liceo scientifico Einstein, non piace agli studenti che vogliono restare nella propria sede. Autogestione e sciopero di una settimana al Pascal per dire no al trasloco forzato che sarebbe previsto comunque almeno tra 2 anni. Ma perché la provincia di Teramo ha preso questa decisione? Questa era soltanto un pensiero, un'idea per i prossimi anni. Non è che possiamo spostare questa scuola domattina. Mi spiace che gli studenti protestino, vorrei parlare con loro e spiegargli le cose. Perché in realtà siamo arrivati a questa considerazione perché quell'istituto è sottodimensionato per non accorparlo a un altro istituto. Diciamo, per conservare la reggenza, come è stato chiesto ai professori, come è stato chiesto al personale non docente, non è che la reggenza si conserva così a priori, bisogna dare una motivazione. E mi sembra la motivazione giusta, la strada che si può percorrere è quella di spostare tutti gli istituti tecnici professionali lungo via San Marino. Ma questo non può avvenire domani. Perché? Perché prima devono essere effettuati dei lavori, perché prima bisogna finire di sistemare il COMI dove noi vogliamo spostare l'Einstein, il liceo scientifico. Dopo dobbiamo fare i lavori sull'Einstein, sul Marino, a quel punto si liberano quei locali e lì possiamo trasferire il Pascal Comiforti. Però è una cosa che purtroppo, se potesse avvenire nel giro di pochi giorni, io sarei felicissimo, ma invece purtroppo serviranno degli anni affinché questo si sistema. Prima di 3-4 anni è difficile che riusciremo a portare a compimento questo lavoro, ma noi siamo pronti a discuterne con tutti, con gli studenti, per gli abitanti della zona. Noi abbiamo ravvisato nel tempo una condizione di pericolo, soprattutto degli studenti, che sono costretti ad attraversare la strada in mezzo a una rotonda, sono costretti ad aspettare il pullman in fila in una zona non dotata di marciapiedi. Questa è la motivazione che ci ha spinto, ma è una ragione di sicurezza. Poi quella zona è completamente invasa dallo smog. 20 pullman che partono contemporaneamente nel giro di pochi minuti, che devono camminare a passo d'uomo, veramente creano un problema a tutta quella zona.